Parlando di sensori d'esterno, penso che sia doveroso fare una recensione, parlare un pochettino insieme, del sensore Opal Pro di Sattel. Sensore grado 3 EN50-131, sensore con doppia tecnologia infrarosso e microonda 24 GHz, sensore con sensore crepuscolare integrato. Sicuramente è uno dei sensori in questo momento più in voga per quanto c'è nel mondo esterno, perché prima di tutto, secondo me, ha una caratteristica importante che la faccio vedere. Esteticamente sembra un volumetrico all'interno ed è quindi un pochettino più carino di tutte le varie mostruosità che si vedono in giro. Laddove dobbiamo avere un giardino con un minimo più di estetica, un minimo di salvaguardia dell'ambiente, questo sensore si sposa molto bene. L'altezza di installazione suggerita per questo sensore è di 2,40 m, per cui non va bene laddove abbiamo invece una predisposizione dei fili che ci porti i cavi a un metro e mezzo. Per quel tipo di situazioni esistono altri sensori. Questo sensore prevede di essere montato a 2,40 m ed è in questa situazione di montaggio che dà il suo massimo. Ha una copertura volumetrica che può essere però ridotta a una lente tenda tramite un accessorio che costa veramente qualche centesimo di euro. Abbiamo detto antimascheramento IR attivi, sul sensore abbiamo l'uscita allarme, l'uscita tamper e l'uscita manomissione con la possibilità quindi di fare una connessione in triplo bilanciamento e distinguere le tre informazioni. L'antimascheramento, come in tutti i sensori Sattel, è estremamente sensibile, molto di più di come siamo abituati, per cui l'installazione va fatta a modo per non avere una marea di falsi allarmi. In questo caso lo snodo non è compreso. Se qualcuno ha bisogno dello snodo, che si innesta perfettamente nella parte posteriore, dovrà comprare l'accessorio chiamato bracket C. La parte posteriore del sensore si può ordinare o in grigio o in bianco, come vedete qua, mentre la parte anteriore rimane sempre bianca. A bordo troviamo un sensore crepuscolare con un'uscita open collector che potremmo usare per piccole funzioni domotiche, per mille cose, correlarci, accensione delle luci, quello che vogliamo. È un sensore crepuscolare integrato alla sua uscita ed è quindi sfruttabilissimo per mille situazioni. Tra l'altro questa funzionalità è riportata in maniera leggermente diverso ovviamente trattandosi di un via radio sul suo fratello via radio. Interessante la possibilità con questo sensore di regolarlo sia con i trimmer a bordo sia di metterlo in modalità programmazione, anche lì con un ingresso apposito che potrebbe, per esempio usando centrali Sattel, sfruttare l'uscita modalità programmazione della centrale in modo da poterlo regolare da lontano utilizzando il telecomando a infrarossi OPT1. Parlo di lui. Ricordatevi, è un telecomando ad infrarossi, per cui necessita, per poter funzionare, di un contatto visivo con il sensore. Non è come esattamente come nei telecomandi dei televisori, non è un telecomando in radiofrequenza, anche se il suo aspetto è ovviamente identico ai telecomandi del sistema AVAX. Con questo tipo di telecomando potremo fare dei walk test senza dover ogni volta tornare sulla scala e riaprirlo, rendendoci così conto della reale portata sia dell'infrarosso che della microonda. Sensore Opal Pro, sensore estremamente performante anche in situazioni estremamente difficili dal punto di vista ambientale e climatico, sensore che io consiglio a tutti coloro che vogliono avere una scelta, una cerchia di sensori da installare in esterno. Ovviamente, come ogni sensore d'esterno, per dare il massimo bisogna installarlo seguendo tutte le indicazioni del costruttore in maniera scrupolosa e soprattutto niente potrà mai sopperire comunque all'esperienza di anni di installazioni. Un installatore esperto probabilmente lo troverà performante, lo riuscirà ad installare senza problemi rapidamente. Chi è un po' meno esperto come me magari si farà male qualche volta. Inutile dare la colpa al sensore, probabilmente la colpa è nostra. Ciao!